Salve a tutti amici di Marcos Box e benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source, edizione Icebreaker Challenge. Come ben sapete è partita dagli Stati Uniti questa iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e a raccogliere fondi per combattere la SLA, per la ricerca sulla SLA, questa malattia neurodegenerativa che porta paralisi e nei casi estremi anche la morte. Questa è una malattia rara che purtroppo, appunto, essendo una malattia rara, non viene tanto presa in considerazione dalle case farmaceutiche, quindi la ricerca, diciamo così, viaggia a rilento. Ecco perché è partita questa iniziativa per raccogliere fondi per spingere la ricerca per riuscire a trovare una soluzione a questa malattia. Comunque, in generale, per tutte quante le malattie genetiche, fate donazioni, non fermatevi soltanto alla SLA, perché c'è davvero bisogno per tutte quante le malattie genetiche. Sono stato nominato da Alessandro, non potevo esimermi quindi da partecipare a questa sfida. Cominciamo con questa Icebreaker Challenge Marcos Box Edition. Per fare questa Icebreaker Challenge mi farò aiutare dal fido pinguino, un pinguino che si presterà volentieri per l'Icebreaker Challenge, anche perché è un pinguino, quindi lui con l'acqua fredda ci va a nozze. Sì, infatti ci vado a nozze, non vedo l'ora di farlo. Ecco, bicchierone d'acqua che nel caso suo in proporzione, come potete vedere, è un secchione, quindi alla fine avrà tanto coraggio questo pinguino a fare questa prova. Cominciamo. 1, 2, 3. Fredda, però sono un pinguino, quindi non mi devo lamentare che è fredda. Tornando seri, nomino con il passaparola Roberto di Linux Freedom for Live, nomino Enrico H. Maglietta Bianca e nomino Marco Togni di www.marcotogni.it, famoso sito di informazioni sul Giappone, che è anche un famosissimo canale YouTube molto seguito. Bene, con questo abbiamo concluso, con questa nuova puntata. Donate, mi raccomando, donate quello che potete, però donate. Ciao ciao!